abbiamo dato la la comunicazione. La comunicazione. Sennò Castellucci e l'altro collega ci... La comunicazione in merito al fatto che l'evento è dato in allora, streaming. Buongiorno a tutti, diamo subito la comunicazione di rito. L'evento è in streaming sulla televisione dell'ISPRA e quindi chi di voi non volesse essere ripreso, non intendesse che i propri contenuti vengano divulgati, lo deve gentilmente comunicare alla nostra segreteria. Allora, io ci tenevo ad essere oggi qui presente a darvi... Ah, non si sente? Sentite? Adesso? Sì. Ci tenevo a dare l'indirizzo di saluto dell'amministrazione dell'istituto rispetto a questo evento che secondo noi segna un punto importante. Non tanto di arrivo quanto di partenza. Di partenza per una gestione delle aree portuali effettivamente integrata anche con la dimensione ambientale che sta acquistando sempre più rilevanza e che non può essere legata a una questione di secondo momento. Perché tutto questo? Perché il sistema nazionale portuale con le sue attività molteplici di carattere industriale e commerciale è tra i settori che maggiormente contribuiscono alla formazione del PIL nazionale. Penso che questo sia un ragionamento e un aspetto che a tutti noto, circa 40 miliardi nel 2014, escludendo tutta la logistica che ruota intorno al sistema complessivo. Bisogna però anche considerare che ogni infrastruttura portuale, il complesso delle attività, quelle collegate, quelle indotte, quelle proprie del sistema stesso, attività che in esse si svolgono, producono un impatto sul territorio circostante, quindi da qui la necessità di mantenere un equilibrio adeguato tra crescita economica e sostenibilità ambientale. La dimensione di questo impatto, come a tutti voi noto, può variare in relazione a fattori diversi e molteplici. Le dimensioni del porto, le sue caratteristiche strutturali, le sue caratteristiche funzionali, si tratti di un porto passeggeri, di un porto pescherecci, di un porto per contenitori, di un porto industriale, di un porto multifunzionale o petrolifero, e di volumi dei traffici che nei porti vengono, che nei porti in qualche modo vengono in essere. Altrettanto rilevante poi la collocazione del singolo scalo marittimo rispetto al territorio circostante, ovvero se esso si collochi in prossimità di aree urbanizzate o di aree che hanno valenza naturale o ambientale. C'è poi anche un dato storico. Il dato storico consiste nel fatto che le città situate sulle coste del nostro paese sono state e si sono sviluppate intorno ad aree portuali che hanno sempre rappresentato una risorsa strategica importante e al contempo irrinunciabile per lo sviluppo economico e sociale. I porti che, come è noto, attraggono investimenti, attraggono risorse, sono capaci cioè di produrre ricchezze e di favorire crescite occupazionali. E d'altra parte il termine è contraddittorio, stavo dicendo la gestione incontrollata, diciamo una gestione in qualche modo non corretta delle attività portuali, sia se inserite in aree fortemente antropizzate o in prossimità di aree di particolare interesse naturalistico, oppure in contesti di particolare vulnerabilità, potrebbe provocare ripercussioni pericolose sull'ambiente in termini di peggioramento della qualità dell'acqua e dell'aria, della quantità di emissioni in atmosfera, dell'aumento del consumo di suolo e di risorse, di una maggiore produzione di rifiuti, e voglio tralasciare anche volutamente tutte quelle attività tra virgolette illecite rispetto al tema, anche ai temi ambientali che nei porti potrebbero essere svolte. Traffico illecito di rifiuti, abbiamo avuto 2 anni fa una sorgente radioattiva orfana di fatto abbandonata o perlomeno che transitava nel porto di Genova e altre. In questo contesto come istituto siamo chiamati a svolgere numerose attività istituzionali che innanzitutto vanno inquadrate nel supporto al Ministero dell'Ambiente, formulando la normativa tecnica, a solo titolo di esempio dragaggi, l'inquinamento acustico, le fasi istruttorie di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica delle opere portuali
emergenze ambientali in mare, affiancando la preziosa e insostituibile opere d'azione delle capitanerie di porto e del corpo della Guardia di Finanza, oltre a tutte le altre forze dell'ordine, che ringrazio in maniera sentita per quanto fanno, non solo in collaborazione evidentemente col Ministero e con noi. Altre attività che per noi sono importanti riguardano la ricerca, gli studi mirati alla conoscenza inerente allo stato delle matrici e dei sistemi ambientali coinvolti da tali attività. Ad esempio l'inquinamento atmosferico sia in porto che in navigazione, le emissioni di anidride carbonica da trasporto marittimo, l'erosione costiera e tanto altro ancora. Il rapporto che noi presentiamo stamattina, che costituisce un aggiornamento di quello del 2009, si pone come contributo tra le attività conoscitive svolte dall'Istituto al fine di fornire al decisore politico e a chi opera nel settore alcune basi di partenza necessarie per poi poter procedere nel processo decisionale e auspicabilmente prendere la decisione più giusta. Il lavoro che è stato realizzato dai colleghi del settore progetti area industriale non ha potuto prescindere dal contributo fondamentale, fattivo, innanzitutto dell'Associazione Porti Italiani Assoporti, credo ci sia il segretario generale qui presente che si era mimetizzato in terza fila, che ringrazio e saluto per essere qui, dell'ESPO, European Sea Ports Organization, della società Rete Autostrade Mediterranee, dell'Agenzia Interregionale per il Po, che sono poi oggi qui rappresentate ai più alti livelli, e ringrazio anche i rappresentanti appunto per essere voluti intervenire a questa presentazione. E che ovviamente poi faranno i loro interventi e saranno coloro che illustreranno meglio di me i contenuti di questo rapporto. Io vi devo lasciare perché devo andare in una città che è un porto che è Ancona, perché ho un convegno lì adesso ed è una delle città dove non è agevole raggiungere sotto un profilo generale, però ripeto, ci ho tenuto a essere qui oggi a inaugurare questo convegno perché credo che questo sia uno dei settori strategici nell'attività complessiva non solo dell'Istituto, e credo che necessiti questo come tanti altri di una forte sinergia istituzionale, perché non è possibile pensare che la tematica venga affrontata solo specificamente da uno dei settori o delle associazioni che se ne occupano. Richiede quindi un approccio integrato e uno sviluppo altrettanto integrato, nell'ottica, ovviamente noi poi ci fermiamo a un certo punto, di fornire al decisore, come ho già detto, le migliori basi tecnico-conoscitive per implementare o meglio gestire complessivamente la tematica e quindi fare in modo che il tema delle aree portuali diventi un tema effettivamente concreto di sviluppo sostenibile del Paese. Lascio il coordinamento della giornata e la parola adesso al collega Ingegner Leonardi, che ringrazio ovviamente insieme a tutti i colleghi che ho già avuto modo di ringraziare, sia quelli del settore che ha curato la realizzazione di questo prodotto, sia tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione dell'evento di oggi. Lascio la parola, poi coordinerà lui i lavori di questa giornata, e ovviamente io mi auguro, questo lo dico intanto a me stesso, di non dover aspettare 7 anni per una nuova edizione di questo rapporto, cioè che ci siano comunque degli aggiornamenti che possano essere in qualche modo più frequenti. Magari la prossima volta, se fosse un intervallo di medio lungo, sarò qui da ospite e non più da direttore, ma questo è un altro ragionamento. Grazie allora e buon lavoro. Grazie.